La cultura a Ruvo di Puglia riparte dalla danza contemporanea. Da giovedì 24 a sabato 26 giugno e da giovedì 1 a domenica 4 luglio, nella cornice del giardino della scuola Giovanni Bovio, prenderà vita le danzatrici en plein air, il primo festival di danza contemporanea a Ruvo di Puglia con la direzione artistica di Giulio De Leo. 10 fra le più affermate compagnie italiane di danza contemporanea si alterneranno per dare vita ad un unicum di spettacoli già premiati da circuiti di programmazione nazionale ed internazionale, che verranno riproposti in una versione originale. In scena le coreografie di due grandi maestri della danza contemporanea italiana, Adriana Borriello e Roberto Zappalà, e le opere di una nutrita schiera di autori affermati ed emergenti. Un festival, si tratta di un festival di danza contemporanea internazionale. Parteciperanno grandi maestri, autori che verranno da tanti posti, programmeranno qui e realizzeranno i loro lavori, sono laboratori, c'è l'interazione anche con la danza popolare cittadina. Insomma, c'è un grande fermento attorno al maestro De Leo, Giulio De Leo, che è l'autore appunto di questo importante progetto internazionale. La programmazione, con uno spin-off supportato dal Teatro Pubblico Pugliese di ben 11 spettacoli, chiude il progetto Le Danzatrici, ispirato al celebre affresco tombale rinvenuto a Ruvo di Puglia e custodito dal Museo Nazionale Archeologico di Napoli. È realizzato a partire da febbraio 2021 da compagnia Menir Danza con il supporto di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. È un progetto importante che ci segna, diciamo, segna in maniera evidente il riappropriarsi dello spazio da parte del corpo, dei corpi che interagiscono. Simbolicamente è davvero un elemento che mi ha fatto riflettere, lei è molto, molto importante, molto indicativo.